godiamoci insieme il servizio dell'evento di Mantova 26 marzo 2022. Arrivederci. Ma quanto male fa doverti dire che se adesso te ne vai non ci sarà più posto dentro me. Ti giuro d'ora in poi io non so più chi sei. Trascina via con te le tue incertezze, là compagnia di Emanuela Villa, che stasera è qui in veste di presentatrice di questa bellissima serata che si è appena conclusa del MAD di Mantova. Ti faccio il benvenuto e ti ringrazio per il tempo che ci stai concedendo. Grazie a voi, ho incontrato un pubblico meraviglioso e come prima serata, insomma, di ripresa penso che sia di buon auspicio, perché insomma il pubblico era caldo, il pubblico ha desiderio come gli artisti, e quindi l'unione fa la forza e ci siamo incontrati in una serata piena di arte, di danza, di musica, di poesia e di arti visive, insomma c'era un po' di tutto questa sera. Ecco, per un artista come te quanto è importante il tuo contributo ad una serata come questa che promuove l'arte proprio a 360 gradi? Beh, l'arte, qualsiasi tipo di arte, forma di espressione, ha giustamente diritto al proprio spazio, e quindi anch'io che sono magari una cantante, non sono una danzatrice, comunque attingo anche nella danza alcuni elementi che mi servono anche nel mio lavoro, quindi l'artista deve essere completo, chi ama la musica ama anche la danza, la pittura, la scultura, secondo me l'artista vero è questo. Perfetto, quindi diciamo che sono arti che viaggiano a braccetto. Per forza, arti che viaggiano a braccetto, hai detto bene, perché una cosa sola la vedo molto riduttiva. Io credo che un artista debba essere creativo, e quindi se non può fare una cosa trova sicuramente il modo di farlo in un'altra maniera, quello è l'artista vero. È stato bello vedere proprio quest'unione di questa sera e proprio con questo augurio e affinché possa continuare anche dopo un periodo così buio ti voglio salutare e ancora ringraziare per il tempo che ci concedi. Grazie a voi, grazie a Mantova, alla città di Mantova, veramente abbiamo trovato tanto calore e che ci porti fortuna a tutti, grazie. Vincerò, vincerò. Siamo in compagnia di Andrea Cavallari e della sua bellissima testimonial Giuliana, e siamo qui in occasione di un evento che sta proprio a rappresentare l'arte e in questo caso anche l'artigianato. Il previsto di artigianato è proprio arte, e oggi Andrea è qui proprio per presentarci dei veri e propri pezzi d'arte, non è vero? Certamente, sono pezzi o sono occhiali in legno fatti a mano, quindi non c'è nessun aiuto di macchinari con controllo numerico e sono fatti col cuore. Ecco, posso mostrarvi qualcosa? Assolutamente, facci un po' vedere di cosa si tratta, se vuoi parlarci anche di, sì, dei materiali, allora, che utilizzi. Vediamo un attimo un occhiale che potrebbe star bene sul tuo viso. Perché no? Fammici pensare questo, mi viene in mente. Vediamo che cosa sceglie, perché utilizza sia il legno e quindi chiaramente 100% biologico. In legno, su telaio in legno, con inserti in madreperla, legno di acero e radica di noce. E io proverei a fartelo indossare. Vediamo,
quello che ho amato da sempre del progetto di Andrea Cavallari, di questi occhiali, è il fatto che siano dei pezzi unici, quindi sono dei pezzi unici, artigianato, quindi le cose fatte con le mani. Ti impreziosiscono molto. Bene. Sicuramente sono sicuramente un oggetto particolare, un accessorio molto ricercato che però, diciamo, ha a cuore anche la sostenibilità, non è vero? Esattamente, è un occhiale praticamente a un piccolissimo impatto ambientale, in quanto con un rametto può essere costruito. La madreperla usata comunque è usata da, questo è a balone, quindi di conchiglie già morte, già usate per altri scopi, quindi non andiamo ad impattare con l'ambiente. In più sono molto leggeri, abbiamo poco materiale di per sé, per cui sono completamente fatti a mano, sono verniciati con vernici, con materiali naturali, quindi non usiamo metalli pesanti nelle vernici, sono quelle vernici che si usano anche per i prodotti, per giocattoli dei bambini, per capirci, quindi non sono dannosi e non sono allergici a contatto con la pelle. Quindi vogliamo ricordare che per chiunque fosse interessato anche ad acquistare questi bellissimi prodotti abbiamo un sito. Certo. Lo troviamo qui sul bigliettino, che è https://www.cavallari-andrea.it. Vogliamo provare a vedere anche un modello che possa andare bene a Giuliana, che sicuramente con il suo look di oggi potrebbe regalarci qualcosa di carino. Sono curiosa cosa sceglierà, perché io amo molto i bicolor, però queste sono delle novità. Perché questo è un occhiale che ho disegnato da poco ed è nato un po' per recuperare, diciamo, gli scarti di tutti gli altri materiali. Quindi sono dei piccoli pezzi di pietra, di madreperla e in legno, un po' sempre su un telaio di legno. Sono curioso. Vediamo, è un po' un mélange, non è il classico optical. Io sempre amavo il bianco e nero, il bianco con l'azzurro. Invece questo è qualcosa di nuovo, mi piace che ti sei sbizzarrito. Tienimi pure questa, così io indosso. Vediamo un po'. Voilà. Adesso non c'è sole, ma ho questa luce e così spero di arrivarvi con gioia, con un sorriso nelle vostre case. E ricordatevi davvero il bel Made in Italy, Andrea Cavallari, un nome davvero di oggetti particolari, ricercati, che rispetta la natura, perché ci ha raccontato anche prima come viene rispettato anche il ciclo degli alberi, quindi c'è un momento particolare quando è meglio tagliare gli alberi, quindi rispettare le stagioni, ritornare un po' alle origini, a quello che era un ritmo di una volta. Quindi so che lo fai con amore, con il cuore, il tuo laboratorio è in Piemonte, verrò magari presto a trovarti per fare dei nuovi video, quindi vediamo oggi Mantova che cosa ci regala. Assolutamente, intanto Giuliana e Andrea vi ringrazio per aver portato queste opere d'arte qui al MAD di Mantova e vedremo cosa ci porterà questo evento e come continuerà. Grazie mille ancora, è stato un piacere avervi qui e ospitarvi. Ciao.